questa Londina Show, The Wavelet Show con Luigi Santapaga. Yeah! Oggi siamo qui per parlare di un progetto speciale. Mi emoziona incontrare questa persona straordinaria perché la sua mission è sì essere un formatore di formatori d'eccellenza, ma ha un cuore enorme e ha deciso di aiutare i ragazzi che hanno un sogno a realizzarlo. O che magari non ce l'hanno. Non sanno di averlo. Com'è partita questa idea del Formamentis, che è il nome della sua scuola di formazione, Innovation Award nel 2016? Beh, è nata per festeggiare i nostri 20 anni, quindi nel 2015, che poi si è protratto fino al 2016, abbiamo deciso di, anziché celebrare come una classica festa, di realizzare qualcosa che era un po' più nelle nostre corde, ossia appunto regalare un percorso formativo a degli studenti delle scuole superiori. E poi abbiamo associato a questo percorso un concorso di idee, cioè per fare in modo che questi ragazzi potessero applicare ciò che noi abbiamo in qualche modo trasmesso loro, facendo in modo che loro riuscissero a provare direttamente anche l'esperienza di lavorare in team, di lavorare in gruppo, di avere un progetto da raggiungere, da concludere, da presentare poi in un evento finale che normalmente si svolge a maggio o a giugno di ogni anno a seconda dell'edizione, perché ormai siamo arrivati alla quarta edizione conclusa e stiamo lavorando in maniera intensa anche sulla quinta edizione, che sarà il botto, ma esagerato. L'inizio di un altro percorso, cioè non è semplicemente il coronamento del tuo sogno, Luigi. Io so che tu hai un obiettivo ambiziosissimo e hai già dei contatti per portare il tuo progetto all'attenzione di diverse nazioni nel mondo, e hai anche multinazionali importanti che stanno supportando, sponsorizzando la tua idea. Io dico sempre, è meraviglioso, è come l'acqua, cioè essere generosi di sé, andare verso il mare a prescindere, perché quello è il tuo obiettivo e quella è la tua mission. Ed è bello vedere persone come te che si sono prefisse un obiettivo e ci stanno lavorando anima e corpo. Tra l'altro stai trasferendo questo tuo atteggiamento verso la vita per contagio, per osmosi, anche agli studenti che tu formi gratuitamente. Ora, la mia domanda è, Luigi, ma con quali criteri vengono selezionati questi studenti? Hanno tutti 18 anni più o meno, sì, sono giusto? Tutti di quinta superiore. Noi in qualche modo abbiamo individuato le scuole e poi sono le scuole che selezionano gli studenti. Ah, sono le scuole. E i criteri più o meno? Beh, devono voti essere alti o devono essere ragazzi determinati che sappiano capire l'impegno che ovviamente la partecipazione al Formamentis Innovation Award richiede, perché comunque devono lavorare il doppio di tutti i loro compagni di classe. Certo, hanno gli esami da preparare, le interrogazioni, non so se funziona ancora così, ma credo di sì. Sì, ma loro infatti devono portare avanti la scuola, poi seguire i nostri corsi, incontrarsi con i loro compagni di team, portare avanti il progetto, realizzarlo, poi realizzare la presentazione che ci sarà, che c'è normalmente a maggio o giugno, spettacolo. E quindi lavorano veramente 6 mesi in più dei loro compagni di scuola. Spettacolo! È ovvio che qui emergono anche dei talenti, perché sono dei ragazzi, per esempio, che nonostante fossero in quinta, nonostante avessero partecipato al Formamentis Innovation Award, sono usciti con il massimo di voti. Oh, sono persone che probabilmente al di là della motivazione hanno proprio un traguardo che va oltre, come dire, la data dell'esame di maturità. Sì, devono in qualche modo cercare di andare un po' oltre al loro status normale. Quindi hanno, diciamo, tutte le condizioni per tirare fuori il meglio, per far venire fuori la loro eccellenza, il loro talento, le loro capacità. E noi gli diamo gli strumenti, poi noi siamo semplicemente, diciamo, un'azienda che spinge questi ragazzi, poi il lavoro lo fanno loro. È certo che lo fanno loro, ma trovano una struttura di base dove appoggiarsi, trovano degli insegnanti qualificati che li seguono e continuano a monitorare anche il loro percorso e ad aiutarli in caso. Quindi la tua è un'iniziativa che merita veramente attenzione. Ha un valore incredibile. Ciò che a noi è piaciuto in particolare è che nella quinta edizione che ci sarà quest'anno sono finalmente venuti a chiederci di poter partecipare.
No? Quindi ci sono delle aziende che hanno detto noi vogliamo essere parte del Formula Innovation Action Award perché crediamo che possa darci una spinta in termini anche di visibilità. Certo. Perché poi ovviamente le aziende che sponsorizzano lo fanno per questo, ci mancherebbe altro. Certo. E anche poi per dare un contributo, un messaggio di a valore. Livello sociale. Sì, bellissimo. Perché hanno colto, tutte le aziende che collaborano con noi, hanno colto il valore che noi riusciamo a dare, noi nel senso proprio non solo Forma Mentis, ma tutte le aziende che partecipano a questa iniziativa, il valore che si riesce a dare ai ragazzi e ovviamente anche alla società, perché se questi ragazzi lavorano in un certo modo, si sviluppano in un determinato modo, riescono poi a lavorare al meglio, riescono a produrre al meglio, dove produrre inteso non oggetti ma anche idee, ispirazioni, sogni e così via. E noi abbiamo visto che soprattutto quest'anno, questo nel 2019-20, noi avremo modo per esempio di entrare in contatto con le scuole a livello proprio nazionale, mentre prima era più locale diciamo, sì, a livello lombardo. Con la possibilità di espanderci anche oltre. E quindi, questa è la cosa, e questa è la parte più interessante, Luigi. Sì, senti un po', ti ricordi quali erano i temi proposti nelle quattro edizioni a partire dal primo, più o meno? Sì, diciamo. I progetti che insomma sono stati realizzati. La prima edizione era sul BIM, quindi una modalità di lavoro in ambito architettonico, quindi abbiamo chiesto di sviluppare la loro scuola ideale con il BIM. La seconda edizione era nell'ambito del manifatturiero, quindi del mondo manifatturiero. La terza della domotica green, smart farm automation. Sì. E la quarta era la riqualificazione del boschetto di Rogorello. Non si può dire nulla della prossima, ci puoi anticipare qualcosa? Sì. Proviamo. Proviamo? Proviamo. Ok. Vabbè, Massimo. Suspense! La prossima edizione del Forma Mentis Innovation Award 2020 sarà su... La ricostruzione di Amatrice. Quindi top mondiale. A livello, sì. Stupendo, Luigi. Io ti faccio i miei migliori auguri per tutto. E prima di concludere questa mia piacevolissima conversazione con te, voglio chiederti due cose che mi stanno particolarmente a cuore. La prima è, a tuo avviso, quale potrebbe essere l'abitudine che possiamo adottare? Piccola! Una piccolissima abitudine che chiunque dei nostri follower, io stessa, tu, possiamo adottare tutti i giorni per salvaguardare il patrimonio acqua. Piccola. Chiudere il rubinetto quando non serve. Chiudere il rubinetto quando non serve. Hai in mente di dedicare magari una futura edizione del Forma Mentis Innovation Award al tema? Assolutamente. Tu lo sai che io come ondina sono sul pezzo, già arrivo, mi catapulto con i miei superpoteri. Assolutamente, sì. No, e allora è una promessa, la prendiamo come tale. Una delle prossime sarà sull'acqua sicuro. Sicuro. Senti Luigi, è stato un super piacere incontrarti. Perché al di là di tutto sei una persona luminosa che brilla proprio di suo ed è sempre piacevole e di grande ispirazione parlare con te. Questa è un'idea grandissima, fantastica. I giovani che seguono il Wavelet Show saranno super, super, sono sicura, perché come si fa a non essere super ispirati. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Perché così sei più bello. Allora, che cosa stavi pensando? Stavo pensando che molti mi chiedono, ma perché lo sto facendo? E mi chiedono, ma vabbè, ma come fai a guadagnare su questa cosa? E io non guadagno niente, cioè, perché veramente sono più spese che altro. E quindi è la domanda che mi pongo anch'io. Però mi sono sempre risposto con chi se ne frega. Poi la soddisfazione che ti danno questi ragazzi quando ti dicono fare da grandi, delle ragazze hanno detto cosa vuoi fare da grandi? Voglio fare Luigi Santapagano. Cioè hai creato un'icona. Ma chi te lo fa fare? Te lo chiedo perché ti conosco abbastanza per
sapere che hai un cuore puro come persona, non sei mosso da secondi fini, non cerchi la visibilità fine a se stessa, non cerchi il tornaconto, perché hai già comunque la tua realizzazione come professionista, imprenditore, cioè caspita, sei già un uomo di successo nel tuo ambito. Quindi alla fine che cosa... Guarda, che cosa? Come ho detto all'evento, perché ho toccato questo argomento proprio all'evento durante la mia presentazione. Del 2018? No, sì, questa è del 2018. 2018, perché ho visto il video ieri sera. Io ho parlato di egoismo. No, in quel caso lì, egoismo. Per esempio, quest'anno ho parlato di egoismo, perché alla fine io mi rendo conto... Ah, è vero! Mi rendo conto... Che sei un egoistissimo. Sì, che sono egoista. Che io queste attività le organizzo perché provo... Provi piacere. Vedere i ragazzi felici che... Ma allora lo siamo tutti egoisti nella vita, certo. Scusa Luigi, perché io per esempio come barometro della felicità dico sempre: se non ti batte il cuore, se non hai la sensazione che la dimensione tempo non sia più misurabile, perché ti immergi in quella cosa e ne esci che dici: ma come? Sono passate 4 ore e non mi sono accorto di nulla. Quella è la tua niche. E allora certo, sì, c'è dell'egoismo dentro sicuramente. L'egoismo sano, sì, che ti porta logicamente a dare sempre meglio di te. Sono contenta di averti come amico, Luigi Santapaga. Grazie, e spero di presentare la prossima edizione del tuo Formamente Sinum Action Award a Roma. Vabbè, prenderemo il trenino, l'aereo, dai. Ci dai, sto. Poi mi raccomando anche tu con il mio vestito, il mio progetto. Il tuo progetto. Beh, certo, ma il mio progetto. Urca, stiamo registrando! Vieni!